Ragazzi, benvenuti in una prima puntata di Antbird. Che cos'è Antbird? Ve ne parlavo, è appena uscito, 10 minuti fa, all'incirca. E come vedete i file sono cambiati, è cambiato un po' tutto, si appoggia su Rebirth ed è un DLC intero, non ufficiale. Vediamo che cosa succede. Bethany e Jacob. Bethany pare sia già sbloccata. Jacob non so neanche come si sblocchi. Però questo deve avere per sbloccarla deve avere 12 cuori di fede. Quindi partire con Azazel. Facciamo una run. Non so che cosa succede, non so che interazioni ha, so che cambia qualcosa, cambiano le musiche, cambiano gli oggetti, cambia un po' di roba. E non lo so, ragazzi, veramente sono. So che cambiano. Oi. Ok, questo è abbastanza standard. Ecco, questi non so che cosa fanno, per esempio. Ok, ci sono mob diversi, boss alternativi. Cos'è quello? Come si muove? Che cos'è? Che cosa fa? E ancora questi cosi scureggiano. Non so se ci sono anche pillole nuove. Che range up è interessante sapere che esiste. Ok, questa è una stanza standard. Aggiunge oltre 4000 stanze. Giusto per dire. Ok, vediamo il boss se è classico. Assolutamente no. Baby Plumb. Non so che cosa fa. Cristo. Ok, devo riuscire a capire come funzionano perché... Ok, Magic Mushroom lo conosciamo. Direi di andare avanti. E quindi, come vedete, è assolutamente blind. Non so veramente... Che cosa sono sti robi? No, come si muove? Ma è un ragno. È un ragno che spara. Ok, per il momento... Alcune stanze come queste sono quelle classiche. Oggetti. Best bud, ok. No, vorrei avere degli oggetti nuovi. Vorrei vedere oggetti nuovi. Ho visto interazioni dalle demo assurde. PhD, questo è abbastanza classico. Non mi interessa neanche PhD. Ho chiaramente scelto Azazel per una comodità mia, Bella lì. Non so se era di Rebirth originale. C'è la bomba con quello sprite. Dammi una bomba. Ok, Larry. Lo conosciamo benissimo. So che oltretutto aggiunge un piano, oltre ai boss. So che aggiunge un intero piano. Andrei un attimo a vedere. E aggiunge nuovi segreti. Non so esattamente che cosa significhi, è un po' paura. Però so che aggiunge dei segreti nei livelli o qualcosa del genere. Quindi potrebbe essere anche interessante vedere che cosa succede nei vari livelli. Forse c'è anche un nuovo tipo di... C'è un nuovo tipo di boss rush, ma non so se ha tempo, se come funziona, non lo so. Prendiamo PhD a sto punto. Qual che ci dai? Niente interessante. Ah, era la stessa, ok. Ci ho fatto caso. Ok, possiamo uscire. Tanto non ci interessa nient'altro. Qui la porta era stranamente rimasta aperta.
Ok, scendiamo. Sarà un video corto perché io, come avete visto con Rebirth, ho dei salvataggi molto... Ma quei simboli che cosa sono esattamente? Se mi intendo questo simbolo qua, che cos'è? Non capisco, ogni livello ha un simbolo diverso. È come se ci fosse una maledizione o... Fanculo. Ah, non vedo i cuori. Ok, sì, è chiaro. Hanno aggiunto le... delle piccole maledizioni che ci sono in Afterbirth e probabilmente le... Perché ha la vita? Da quando ha la vita Teratoma in questa stanza? Anche perché non abbiamo chiavi. Quello è strano. Ma anche queste mosche sono strane. Che cazzo? Che mosche sono? Ah, ok. Sono mosche che sparano in diagonale. Direi che... Oh, non abbiamo. Ok, sappiamo che c'è qualcosa lì che è interessante prendere, tipo le chiavi, perché così non posso entrare neanche là. Buono. Queste sono stanze che hanno tolto con Afterbirth, è un peccato. È una stanza originale di Rebirth questa. Prendiamo la chiave, andiamo di qua. Assolutamente sì. Non mi ricordavo che teletrasportasse, francamente. Ok, boss. Sì, boss. Ok. Oh, quanto è veloce. Cos'è quel cuore? Cos'è questo cuore? No, mi manca. È un cuore che non conosco. Non so se ce l'ho aggiunto effettivamente. Assolutamente sì. Ok, qui non sappiamo che cosa prendiamo. Quindi occhio. Quello mi mancava, uno scheletro che non ho mai visto, ma questa stanza in generale non l'ho mai vista. Mi tocca provarci. Coso. Io non so questi boss particolari che fanno. C'era scritto che effettivamente avrebbero cambiato anche diciamo, le versioni campioni dei boss, però francamente non so che fanno e mi preoccupa parecchio. Ho ancora sti cosi che sparano, scureggiano. Però non fanno danno, ti respingono e basta. Buono a sapersi. Buono. Ma perché mi teletrasporta? Ma da quando? Ma veramente in Rebirth la sfera di cristallo ti teletrasportava? Io non me la ricordo sta cosa. Qui c'è la stanza segreta, ma lo potevamo ipotizzare da noi. Quello c'ha un sacco di pustule. Pustole. Rotten Baby, ok, lo conosciamo. È anche un buon famiglio. Questa la conosciamo. Niente di particolarissimo. Oh, questo ci piace. Per dovere di cronaca lo prendo. Perché mi teletrasporto? Ah, perché c'ho... Scusate. Perché c'è Broken Remote. Ogni volta che uso l'attivo... Aspetta.
Ogni volta che uso l'attivo mi teletrasporto. Ok, ci sono arrivato, scusate. Sono rincoglionito. Era un problema mio, non era un problema del DLC. Dicevo, questo che cosa fa? Converte i cuori rossi. Ok, no, non mi interessa. Se fosse stato al contrario, anche. Esplodono. Ok. E sparano? Voglio vedere se sparano. Sì, ok. Ok, questa stanza è preoccupante. Ah, ma non fanno danno. Ti sparano solo verso... Cos'è carino il trinket? Vabbè, non si vede un granché, però è simpatico. Chad! Ah, ok. Non ho mai preso un little Chad. Strano che non è comparsa la stanza. Vabbè. Non ci facciamo troppe domande. Qui dovremmo essere quasi sicuri del boss, del patto col diavolo. Anche questa è una stanza che con Afterbirth si vede poco o niente. Vediamo la stanza degli oggetti che è di qua. Dov'è l'altro? Grazie Little Chad. Questi sono fantastici, li avevo visti in una partita. Sono nuove torrette che... Ok, sì, lo conosciamo. Ho usato quello. Vabbè, con The Lovers fa più o meno gli stessi. Allora, questa dovrebbe consumarmi soldi e darmi batterie. Random. Cos'è sta roba? Battery pack, instant energy. Fantastica. No, meglio questo. Ok, ce ne possiamo andare dal boss. Devo raggiungere i 12 cuori blu, eh. Ve lo dico, che devo sbloccare quel personaggio. Quindi cerchiamo di consumare tutti i cuori rossi possibili. Anche comparire se vuoi. The pile, la pila, sì, la torre, la pila. No. Oh Cristo. No, vabbè, così è scorretto però. Mamma mia. Che oggetto è questo? Booster pack, collezionale tutte. Ah, ok, sì, ho capito che cosa intendevo. Me lo conosco. Temporary Demon Form. Io lo uso. Mi dà il brainstorm per una stanza. No, vabbè, hai vinto. Hai vinto. Oggetto della vita. Cioè, dopo brainstorm, chiaramente. Oggetto della vita. Ok, allora, ogni tre stanze non è tanto, eh. Ricarica. Cos'è quello? Pipistrelli.
oggetto quantomeno nuovo. C'è un oggetto, scusate, un... Ma queste stanze... Sì, sono sempre uguali. No. Quantomeno questi non sono cambiati. Già mi preoccupavano sufficientemente di loro. Oltretutto questo gioco usa dei salvataggi a parte, quindi non imputtana i salvataggi di Afterbirth in realtà, perché io ce l'ho ancora installato Afterbirth, ma ha un launcher a parte, quindi proprio... Scusate, ma io l'ho vista la stanza degli oggetti. Ecco. Che cos'è che fa? Mi ha cavato un occhio! Ma è fighissimo. Cioè, è come il The Peeper, ma per una stanza. È geniale. Ok, no, possiamo andare dal boss. Abbiamo visto più o meno tutto. Sono un coglione. Grazie. Questi li conosciamo tutti. Direi che questo è l'unico. Io qui i boss. Qui i boss sono fissi, perché in Roberta erano fissi. Ah cazzo, è vero che in Roberta non caricava la. Oddio, che versione. In Rebirth non ricaricava come in Afterbirth ogni passaggio. Oltretutto non so quanti HP ho. Scusate, ma devo stare un po' concentrato perché ci sono un boss che non conosco. E non so quanta vita ho, quindi sono proprio... Mazzo, non sapevo come sparavano. Bene, abbiamo già fatti tanti, del boss. Questo è un mostro 2 più o meno normale. Ok. Ok. Questo di solito non ha molti HP. Ah, quello è un... Sì. Esatto. Proprio lui. Ok, questo è buono, l'ho ucciso più o meno subito. L'altro chi è? Questo che fa? Non si sa. Vieni. Merda. Morte, 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 morte.
Guerra, guerra, morte, morte, guerra. No, no, morte. Oh merda. Non l'abbiamo già incontrato un attimo fa, lui? Dov'è quel coso? Che c'è? Ah. Ancora tu. Tu spari triplo, no? The Nail. E col cazzo copio questo, perché questo lo conosco benissimo, questo oggetto. Ok, possiamo andare avanti. Come avete visto, mamma non ci ha lasciato né la Polaroid né la... né il negativo, perché non li abbiamo sbloccati. Non ci abbiamo niente. Non ci abbiamo chiavi, non ci abbiamo niente. Tranquillo, stai lì, muori da solo. Come preferisci. Ok. Io ho visto un breaking. Cos'è quella roba appesa? Oh, perché non si uccide? Devo uccidere tutti nella stanza? Oh, merda, ok. Oh, ok. Bisogna tenerlo a mente quello. Come muore? Ah, è vero che c'è shot speed up. Mi mancava sta pillola. Questa stanza mai vista. Più è probabile che ci sia una stanza segreta. A occhio. Pillole. Nel tap. Tears up. Ball of steel. Perfetto. Qui ci sono i pin. Esatto. The Chariot, ottimo. Contro il boss sicuro. Quelle stanze non le uso perché dubito che funzionino. Perché se si basa su Afterbirth, su Rebirth, non hanno la stessa funzionalità. Oddio, questa grossa che fa? Ok. Perfetto. The Chariot, così. Tanto se non c'hanno molti HP in realtà. Perfetto, bravissimo. Che cosa è successo? Qualcosa mi ha dato un HP. Non ho capito. Mi ha dato un HP, non ho capito. Mi ha tolto un HP. Nonostante tutto. Questo è cambiato? Monete? No, dai, è sempre uguale. Non mi interessa. Non li posso neanche distruggere. Bene. Neanche quando sono in... Gli altri due fetenti, una qua e una qua. Queste danno comunque due cariche, ottimo a sapersi. Quella muore da sola. Questa è una stanza che già esisteva. Ce la ricordiamo bene. Ok. Mani di mamma. Altre? Mi sa una. Ce ne dovrebbe essere. Perché? Oh, oh, oh. Fermala. Porca vacca. Questo coso verde? No. Tu sei qui.
me lo sento. Cos'è? Brainworm. Non so che fa. Zip. No, questo sì, lo so che fa. Speriamo che non hanno cambiato gli attacchi dei boss, perché sennò... Cioè, meno quelli base. Cioè, mamma, il cuore. Io a sto punto andrei su. Però nella chest non ci posso andare perché non c'ho il positivo, cioè non c'ho la Polaroid. Quindi ci possiamo fare la cattedrale come ultimo livello. Oh merda, che cos'era quello? Nel dubbio tu ammazzalo. Oh, ma questi non ci sto credendo, questi sono alti. Non, neanche se volo posso. Merda. Questo è geniale. Vabbè, sto un coglione. Abbiate pazienza. Abbiate molta pazienza proprio. Spara un altro po'. Stronzo. Ah, oh! Ci dobbiamo morire? Adesso che... mi piacerebbe vedere che fa, ma forse è meglio che non lo vediamo. Quanti HP ha? Un po' di più. Questa stanza non l'ho mai vista. Il mio stile a non vedere che cosa fa qualcosa, ma forse è meglio così. Che mi sa di pauroso. Beh, ci abbiamo Tirza. Sì, ciao. Ci abbiamo. Trigger. Sì, mi servono dei cuori. Vedi che devi fare. Avranno cambiato anche le frasi. Non fischiare. Questo è buono. O meglio questo. Questa è buona. Che figo, hanno cambiato l'animazione. Perché non esplodi? No, tanto prima che esplode ci vuole una vita. Dai, dammelo un cuore blu, minchia. Non ci faccio niente con quello. Sprecheremo un po' di... niente? Oh, l'hai fatta. Cos'è? Electric Penny. Electric Penny. Ogni volta che prendo un penny... è una batteria. Qualcosa del genere. Una fighissima transizione. Cos'è sta roba? Bombs are key. Non lo so. Quando prendi una bomba in realtà ti sale il numero delle chiavi. La butto lì, Comunque un sacco di oggetti nuovi. Cioè abbiamo visto un 3-4. Che cosa è successo? Si è chiuso. È
crashato. Tanti saluti alla RAN. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo un prossimo. Magari va aggiustato qualcosa, la butto lì. Però ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.